Allora, volevo appunto introdurvi oggi Angelo, che è appunto capofila di Adi Città, che ci presenterà la loro esperienza di rigenerazione urbana a Rosarno, che è un piccolo paese della Calabria che ha scoperto appunto grazie a questo festival un nuovo modo di pensare insieme la città. Mi sembrava interessante mostrarvi anche questa esperienza, che è un'esperienza appunto partita dal basso, non passando per i canali istituzionali classici, quindi un modo diverso di guardare alla rigenerazione urbana. E appunto ora lascio la parola ad Angelo che vi parlerà di questa esperienza. Ciao. Allora, sì, io stare da questa parte mi imbarazza sempre un po', anche perché negli scorsi giorni avete conosciuto delle esperienze Diciamo sui temi che timidamente abbiamo iniziato ad affrontare anche noi. Devo mettere la password, scusate. Perfetto. Allora, vi racconto. Allora, innanzitutto sì, mettiamo le carte in tavola e affrontiamo la cosa in modo molto più colloquiale possibile. Cioè, l'intento oggi è distruggere l'idea di rigenerazione che abbiamo ognuno nella nostra testa, sia se l'abbiamo conosciuta studiando, sia se l'abbiamo vissuta. Quindi, insomma, trattatemi male, è questa l'intenzione cioè, non arriviamo al sangue perché potrei svenire, però. Trattatemi male. Allora, Adi Città nasce 2 anni fa e nasce perché Adi Città. L'idea era quella di lavorare su alcuni temi, che erano architettura, ambiente, agricoltura, archeologia e arte. Iniziavano tutti per A e quindi volevamo parlare di questo, volevamo farlo in città e quindi Adi Città. È nato prima, come dire, la consapevolezza che iniziavano tutti per A, prima di trovare un nome. Siamo partiti in modo molto immaturo, sperimentando molto e soprattutto facendoci come dire, guidare da delle esperienze che sia in Europa che in Italia hanno lasciato delle impronte importanti nella città e soprattutto hanno iniziato a riattivare la città. La nostra intenzione da subito, anche perché non abbiamo gli strumenti, non è stata quella di affrontare il tema della rigenerazione partendo dalla progettazione partecipata, ma facendo molti passi indietro. Per quale motivo un territorio dovrebbe a un certo punto affrontare il tema della partecipazione, della progettazione partecipata? Noi crediamo che la progettazione partecipata o arriva dall'alto, dalle istituzioni, da degli enti, altrimenti non attecchisce, si ferma lì alla fine dell'output, utilizzando le parole di ieri, e non va oltre, non lascia una coscienza di comunità all'interno della città. E quindi abbiamo fatto questo ragionamento, osservando la città, conoscendola soprattutto. Ci siamo resi conto che in realtà a Rosarno c'è una volontà di riappropriazione dello spazio pubblico. Come tante città mediterranee, il fatto di vivere per strada, d'inverno, d'estate, seduti sui marciapiedi, in qualche modo, e prendersi cura di quegli spazi, è quella che ormai si chiama cittadinanza attiva, ma lo fanno da secoli. Quindi per quale motivo insegnare qualcosa a noi, a loro? Magari sarebbe il contrario. Quindi proviamo a fare il contrario. E soprattutto Rosarno negli ultimi anni è stata tristemente celebre per le rivolte degli africani e da lì si sono mosse tutta una serie di energie che hanno portato dei timidi cambiamenti sia a livello sociale che a livello culturale che a livello economico. Penso all'esperienza di SOS Rosarno. Che è un'esperienza innovativa per i territori in cui vivo e che sta in qualche modo cambiando anche la visione dell'agricoltura. Quindi l'agricoltura, un ritorno all'agricoltura, un ritorno alla terra come elemento di rigenerazione di un territorio. Le
L'idea è stata quella appunto di mettere in moto una metodologia di rigenerazione, ma più che di rigenerazione qui utilizzo la parola rigenerazione anche sbagliando, di riattivazione, che punta appunto a rafforzare il senso di comunità. Dopo i fatti di Rosarno, la città è stata in qualche modo lacerata dagli scontri anche interni, non solo tra le comunità straniere e le comunità italiane, ma proprio tra diverse visioni di città. Una città vetrina che si deve ripulire dall'onta di aver cacciato gli africani, una città che invece dialoga, una città partimentata, quindi diverse comunità, diverse città. Il nostro intento è quello di unire, creare dei ponti tra amministrazione, cittadini, associazioni, attraverso una metodologia di rigenerazione. Rigenerazione l'abbiamo utilizzato perché venivamo da esperienze maturate all'interno dell'università e all'interno di associazioni universitarie che parlavano di rigenerazione, poi ci siamo resi conto che facevamo altro. Abbiamo impostato il nostro lavoro attraverso tre parole chiave, che sono partecipazione, laboratorio e condivisione, che non sono messe prima deve arrivare la partecipazione, come dire, stanno su diversi layout, su diversi livelli, e ci siamo sforzati, confrontandoci con altre realtà italiane, di capire come queste tre parole diventano fondamentali all'interno del nostro percorso. E abbiamo lavorato con la partecipazione. Adesso faccio un... Nel primo anno attraverso un, e dal primo anno in poi, attraverso un porta a porta, quindi andando a parlare con le persone, presentandoci, e appunto attraverso un questionario, come si diceva ieri, era il primo approccio, sempre il primo approccio, a volte anche sbagliato, per conoscere un territorio e per entrarci in contatto, e attraverso la costruzione di un archivio. Cioè abbiamo raccolto le foto, i racconti, abbiamo registrato le persone, abbiamo creato... studiato un paesaggio sonoro della città. All'interno dei festival e dei vari momenti, eventi che organizziamo a Rosarno, ci è sembrata fondamentale l'ospitalità. Appunto, il partecipante, l'artista, il professionista che arriva a Rosarno e conosce la città solo attraverso i media, ha una visione parziale, che può essere corretta o sbagliata che sia. L'idea di farli ospitare dalle persone e creare degli scambi che sono molto diretti ha nello stesso tempo fatto cambiare un'idea di Rosarno che appunto quando era sbagliata, e soprattutto ha coinvolto i cittadini, li ha resi protagonisti di un evento e poi di un processo. Diciamo, questi momenti poi trovavano la loro sintesi attraverso delle assemblee di quartiere, quindi mettersi in cerchio così come siamo adesso e parlare, discutere, anche semplicemente per conoscersi. In un secondo momento, attraverso workshop e laboratori, poi iniziare a pensare a livello più progettuale. Il laboratorio, che stiamo attivando solo quest'anno, alcune cose le abbiamo già fatte, secondo noi diventano fondamentali all'interno appunto dell'attività del laboratorio delle creazioni di case di quartiere, cioè dei presidi. Noi in questo momento non abbiamo una sede per scelta, abbiamo deciso di lavorare per strada, più contatto con le persone, quindi non creare, diciamo, dei limiti. Però nei territori in cui abbiamo lavorato le case di quartiere diventano un luogo aperto praticamente 365 giorni all'anno, H24, e che diventa appunto la casa del quartiere, quindi degli spazi di tutti, gli spazi più che pubblici, collettivi. Le case di quartiere sviluppano due filoni, che sono delle attività di teatro danza, dei laboratori di dopo scuola, che quindi aumentano il confronto tra i cittadini e le persone che vengono da fuori in modo concreto, e soprattutto questa concretezza si sviluppa e si realizza all'interno di diciamo, la creazione di una linea di design, che potrebbe essere semplicemente dal centrino fatto dalle signore del posto, che poi viene venduto all'interno dei circuiti ecosolidali per matrimoni, eccetera, oppure come degli elementi di design. Questo perché attraverso un'altra azione, che è quella che vediamo giù, il cantiere aperto,
ci siamo resi conto che il cantiere aperto è un luogo che è diverso dal cantiere evento, perché nel cantiere aperto ci lavorano direttamente i cittadini, quindi non c'è solo la questione legata alla promozione, alla diffusione, la pubblicità di quello che succede dentro, anche attraverso gli eventi culturali, ma i cittadini diventano degli operatori del cambiamento, che può essere sia duraturo e sia temporaneo. Gli interventi possono essere appunto fatti in legno e quindi durare poco tempo, come invece ristrutturare proprio intere porzioni di piazze, strade, eccetera. E all'interno di questi cantieri aperti c'era uno scontro incontro tra gli artigiani, i falegnami, le competenze e saperi locali e professionisti da fuori. L'idea è nata proprio all'interno del cantiere aperto: perché non mettere insieme questi due mondi e creare una microeconomia minuscola all'inizio, proprio partendo da questo confronto? Quindi il laboratorio è cantiere aperto, è design partecipato e progettazione partecipata. Ecco, su questo mi fermo un attimo. Adi Città non vuole fare progettazione partecipata, così mettiamo in chiaro tutto quanto, ma appunto, come dicevo prima, vorremmo lavorare su quello che sta dietro. Ieri Yolanda Romano, giusto, ci ha fatto vedere il progetto di partecipazione all'interno della progettazione partecipata, scusate il gioco di parole. Ieri a fine giornata abbiamo aggiunto un triangolo che è il momento zero. Ecco, noi vogliamo stare prima del momento zero e nel momento zero. Quindi la progettazione partecipata, creiamo le condizioni affinché si possa fare della progettazione partecipata con strumenti, competenze e professionalità che non sono nostre, non sono delle città. Tutto questo modello diventa, può funzionare solo se si mette in condivisione, quindi con una mentalità che sia completamente aperta ai territori, attraverso appunto il crowdfunding, il mapping di beni inutilizzati, come fanno molto bene PopHub, e attraverso una piattaforma di discussione e condivisione delle progettualità che si sviluppano all'interno dei laboratori e dei workshop, attraverso una piattaforma che si chiama Risorgimenti Lab, che è una piattaforma nata da un progetto, Aniti, che ha vinto il progetto... Sì, il Pona sulle Smart Cities nel 2012... Sì, e che ha appunto creato questa piattaforma con diversi strumenti come il crowdfunding, una bacheca partecipata, dei tavoli di lavoro e dei laboratori di innovazione sociale. Questo ci permette non solo di avere un confronto con il territorio molto diretto, ma nello stesso tempo condividere le nostre esperienze con chi lo sta facendo già in altri territori, quindi mettendoci insieme. E quindi una condivisione, una rete che si estende a tutta la regione. Ecco, devo rifare lo zoom. Questo tipo di programma prevede delle azioni che, appunto, come dicevo prima, lasciano delle tracce nel territorio, e nel territorio intendo sia fisicamente nei luoghi, ma soprattutto nelle anime, nei sentimenti delle persone. Il primo festival ha lasciato una bellissima espressione, a mio avviso. Quando sono venuti gli artisti da Milano, il collettivo Etcetera, si sono resi conto che in realtà c'è stata una partecipazione che in altri luoghi non avevano mai trovato. E quindi l'espressione "ci sono scintille in questo territorio che vanno solo rimesse in azione" ci ha lasciato, in qualche modo è stato il manifesto del primo anno e poi quello che ci ha portato anche ad andare avanti. Il lavoro quindi prevede delle azioni che si confrontano sempre e soltanto con tutti gli attori del territorio, quindi nessuno escluso, cercando di non escludere nessuno, attraverso appunto il cantiere aperto, quindi dei luoghi dove ci sono degli eventi culturali, ma nello stesso tempo, come dicevo prima, le persone costruiscono le proprie piazze, i propri luoghi, e quindi la signora Rosa che prima puliva i 15 metri quadri di marciapiede, strada davanti casa, adesso dalle scope a tutti i ragazzi che vanno a giocare sotto al ponte, poi vedremo, in realtà non so come si va indietro, quindi non, boh, c'è qualcuno, ecco,
Questo qui è un ponte che ha 4 piloni al posto di 2, quindi per farlo ancora meglio facciamo 4 piloni, staticamente non so cosa possa prevedere questa cosa. E questo qui era un luogo, la signora Rosa, Rosa sta dietro il gazebo, non so se si vede, sta lì dietro. E quel luogo, che era già frequentato da ragazzini che andavano a giocare però in un posto completamente occupato da immondizia, rifiuti ingombranti, quindi noi abbiamo sgomberato e bonificato l'area e abbiamo riqualificato questo sottoponte attraverso proprio le persone che abitano lì. Quindi, come dicevo prima, signora Rosa adesso dà le scope settimanalmente ai ragazzi, visto che gli spazzini non ci passano lì sotto, pur essendo nel centro storico, e quella zona è praticamente sempre pulita. Un altro lavoro che stiamo facendo è lavorare appunto sulla progettazione attraverso workshop, ma lavorando su un altro concetto che è città attiva. Città attiva intesa come un luogo dedicato anche allo sport, all'attività fisica, che quindi attiva il benessere delle persone, quindi meno spese a livello sanitario, e nello stesso tempo la riappropriazione di luoghi come queste scalinate che erano completamente abbandonate, come luoghi dove fare sport. Ci sono tante azioni anche di palestra all'aperto, quindi non sto parlando di nulla di nuovo. È un lavoro fondamentale quello del coinvolgimento dei bambini. Noi al secondo anno abbiamo lavorato proprio all'interno di un festival, quindi un contenitore dedicato ai bambini, dando loro la responsabilità di leggere e progettare la città, quindi trattandoli come adulti o trattando gli adulti come bambini, non lo so. E quindi abbiamo fatto questo festival che si chiama A Minuscola di Città, che poi durante l'anno prevede laboratori, momenti di scambio, semplicemente anche di gioco. Quindi i bambini, come si diceva ieri con la signora del quartiere, io ho un problema con i nomi, sì, quartiere Libertà, mi ricordo il nome, San Cataldo tipo, che diceva bisogna coinvolgere le scuole perché poi portano le famiglie, è molto vero. Nel quartiere Sandulli, dove abbiamo fatto il Festival La Minuscola di Città e il Festival della Rigenerazione, all'inizio ci dicevano non andate lì perché è un quartiere problematico, cioè lì tra i bambini si parlava molto tranquillo, ahimè, di omicidi, papà che non ci sono più perché sono stati uccisi o in carcere, quindi una condizione sociale molto problematica. Il fatto di aver lavorato con i bambini, appunto come si diceva ieri, ha riavvicinato le famiglie a pensare a un qualcosa di collettivo. Questo ha portato, una cosa che mi emoziona sempre quando la racconto, al signor De Paola, che è un falegname che lavora qui, che lavora lì in via Sandulli, che a fine festival, noi, è stata questa scena, come dire, mi vergogno un po', però a fine festival ritorniamo in via Sandulli per risalutare le signore, chi partiva per l'università, chi per il lavoro, eccetera, e ci applaudono dai balconi, è stata una cosa senza... che vabbè. Cioè, si avvicina il signor De Paola e ci fa... vedete perché vi applaudono? Perché vi dobbiamo ringraziare perché prima non lo sapevamo e adesso ci sentiamo un quartiere. Cioè, il fatto di sentirsi una comunità ha sviluppato diciamo dei metodi anche di approccio allo spazio pubblico, allo spazio collettivo, che sono cambiati in quel territorio. Chiaramente un festival non può bastare a questo. Cioè, si fa il festival, poi ci vediamo tra un anno. E quindi c'è bisogno di un lavoro continuo, ed è per questo che abbiamo sviluppato un processo di azione. Il teatro danza è stata una cosa, un boom, perché i primi giorni c'erano queste due compagnie di Torino che si rotolavano per le strade, facevano un'adesione urbana, si rotolavano per le strade, si arrampicavano ai lampioni, quindi non vi dico, momenti di panico dei cittadini che dicevano ma che stanno facendo questi pazzi. Questo modo di lavorare con il linguaggio del corpo, quindi molto diretto, ha coinvolto l'intero quartiere, partendo appunto dai bambini. Questo laboratorio ha portato alla fine ad avere uno spettacolo itinerante che partiva, diciamo, dalla base della collina e si sviluppava fino al centro, in cui tutti i cittadini, cioè ogni casa
all'interno di questo percorso ha partecipato. Quindi la pittrice ha portato i quadri fuori, portati in processione con la bambina, la signora che aveva fatto le zeppole per la cena di quartiere ha aperto il garage e all'interno c'è stata la danza delle zeppole con la signora Rosina, che è poi diventato un idolo del quartiere, eccetera eccetera. Il signor Francesco con il tubo dell'acqua che imitava una pioggia sotto un lampione, cioè uno spettacolo che ha coinvolto completamente la città, il quartiere. Cioè, parlo di città e parlo di quartiere perché Rosanna è piccola, quindi coinvolgere quel quartiere significa anche coinvolgere i parenti, i cugini che incuriositi venivano lì, dicevano ma che sta succedendo, quindi bene o male hanno toccato gran parte delle famiglie di Rosarno. Un aspetto, come dicevo prima, importantissimo è quello dell'agricoltura. Noi, appunto, non avendo terre, terreni, nemmeno orti, perché considerate il territorio di Rosarno, soprattutto il centro, è molto cementificato, non ci sono degli spazi verdi, sono pochissimi, dedicati ovviamente a delle villette, noi li chiamo ville, dei piccoli parchi urbani. E quindi sostenere l'agricoltura di chi già lo sta facendo, in qualche modo la Coldiretti, soprattutto SS Rosarno, e sviluppare dei mercatini, organizzare dei mercatini, sviluppare una sensibilità riguardo al tema dell'agricoltura, diventa fondamentale per ripensare la città. La città non è dove finisce, come dire, la periferia, ma si sviluppa anche oltre, quindi l'intero territorio. Io dico queste cose, ma lo so che le sapete, quindi non è che mi scappano. L'arte invece ha focalizzato dei problemi all'interno della città, quindi delle emergenze, come appunto, ecco, quello è il ponte, era la prima foto, quello è il pilone che non regge nulla, è stato costruito in previsione di non si sa cosa, in realtà di un ponte perpendicolare, ma era chiaro che non si sarebbe mai potuto realizzare perché ci sono case sia davanti che dietro, quindi espropriazioni per fare un ponte in mezzo alla città. Poi magari vi faccio vedere qualcos'altro per farvi capire. Allora, guardate, ve lo faccio vedere qui. Allora, praticamente, questo è il centro di Rosarno. Questa è Piazza Duomo, la scuola elementare, questo è il corso. E da sempre, fino agli anni 60, qui c'è un dislivello molto forte. Questa è via Sandulli, quindi si sviluppa da qui sotto, questa è la salita, c'è questa piccola piazza, e poi c'è appunto la salita, e questa è tutta collina, sono dei dislivelli abbastanza forti. Il ponte che doveva essere realizzato avrebbe collegato Piazza Duomo a questa via qui. Va abbassando il dislivello, ma soprattutto dovendo abbattere tutta questa serie di case qui e questa serie di case qui. Cioè, quindi è chiaro che è una di quelle speculazioni che... Sì, c'è la chiesa, ma voglio dire, non siamo una metropoli, cioè arrivare in Piazza Duomo da questa strada o da questa, si arriva lo stesso. Quindi il ponte doveva essere sia in questo senso, che poi è stato realizzato, e sia in questo senso. Quello che è rimasto sono appunto questi quattro piloni. Questi quattro piloni, dicevo, l'arte è stato un veicolo come il teatro danza anche per coinvolgere le persone, quindi quel arazzo che è stato esposto per giorni in quella zona, sempre il centro storico di Ruderi, occupati abusivamente non solo dalle comunità africane, è stato cucito e realizzato con le famiglie del posto, quindi proprio le signore hanno dedicato il loro tempo a un quadratino di questa cosa. E l'arte, sia intesa come arte urbana, quindi dei murales che non sono mai semplici murales, ecco, un'altra critica che noi facciamo all'interno del nostro percorso è quella della street art. C'è un sacco di festival di street art che poi a un certo punto diventano festival di rigenerazione urbana. In realtà sono festival di street art. Tra l'altro, l'idea di dedicare un festival a un movimento che è nato spontaneamente
mi sembra francamente inutile. E quindi l'idea è sempre quella di sperimentare con dei linguaggi che sono stati già utilizzati, ma in maniera innovativa. Quindi quell'elemento lì, quel pannello, tappeto che è su questo pilone, in realtà è in cemento. Quindi ci sono state le maestranze del posto che hanno impastato il cemento insieme a noi, l'hanno applicato, l'artista l'ha disegnato insieme a loro, eccetera. Come stessa cosa, questa statua, che era una mano che sorreggeva una chiesa, con delle, come dire, somiglianze abbastanza esplicite al Duomo di Milano, ha in qualche modo creato degli scompigli, la statuetta di, come si chiamava, Tartaglia, del pazzo che colpì Berlusconi. Quello è stato un artista berlinese che ha voluto dare il suo omaggio all'Italia in questo modo. Chiaramente l'opera è stata eliminata nell'arco di 2 giorni, proprio perché doveva essere un'apparizione e doveva subito scomparire. Quindi, appunto, l'arte urbana, sia come elemento di condivisione con delle persone, ma sia come motore di domande, di quesiti, su alcuni luoghi specifici. Appunto, delle residenze artistiche, come dicevo prima, la progettazione, scappa sempre questa progettazione partecipata, scusate, è da giorni che ritorna, appunto dell'ospitalità delle persone porta a delle residenze artistiche che quest'anno saranno anche le residenze editoriali e narrative. E su questo mi fermo un attimo e mi siedo, ho mal di schiena. Noi dopo 2 anni abbiamo deciso di annullare il festival. Questa è stata sia una motivazione legata dei problemi con l'amministrazione. Noi abbiamo sempre collaborato con l'amministrazione, cioè abbiamo pensato il progetto, appunto, come dicevo prima, creare questi ponti. Abbiamo chiaramente coinvolto subito gli uffici comunali, gli uffici tecnici e quindi anche la parte politica come giunta comunale. In parte, cioè, ossia gli uffici tecnici hanno creato molti problemi, questo sia da una parte nostra, perché essendo molto giovani il primo anno non sapevamo come relazionarci, quindi noi siamo arrivati lì, vogliamo fare un workshop di rigenerazione urbana, questo è te che, giustamente, fino a un certo punto. E quindi c'è stato sempre un problema con gli uffici tecnici, i responsabili degli uffici tecnici, che tra l'altro non sono mai stabili, quindi dopo 6 mesi vengono cambiati, quindi c'è anche un problema proprio a livello burocratico amministrativo a Rosarno da questo punto di vista. E l'amministrazione a un certo punto ha letto il nostro progetto come solo un qualcosa da finanziare. Quindi noi abbiamo detto no, non è questo, è soprattutto una condivisione di strumenti, di azioni che vogliamo fare sul territorio insieme. Se questa cosa non è possibile, è meglio non fare il festival, ma fare delle cose molto più piccole. Quindi da una parte l'amministrazione, dall'altra parte il fatto di dire noi siamo effettivamente capaci di organizzare un festival e subito dopo quella festa enorme che si crea in 2 settimane sostenere le aspettative dei cittadini? E questa è una domanda che ci facciamo tuttora. A maggio abbiamo fatto questo workshop in cui diversi professionisti, sociologi, architetti che lavorano appunto con il patto tra amministrazione e cittadinanza attiva di Lapsus a Bologna, o sociologi che si occupano di sociologia urbana, e insieme appunto a degli studenti abbiamo in qualche modo fatto distruggere la città. Detto, noi abbiamo fatto questo, secondo noi i nostri errori sono stati questi, le nostre cose, invece le cose positive sono state queste altre, pensiamo insieme a una programmazione che possa partire dagli errori e dalle cose positive. Conoscendo molte esperienze, questo lo dico anche in modo, dico anche abbastanza presuntuoso, conoscendo molte esperienze italiane che si occupano di rigenerazione urbana dal basso, si pensa di salvare il mondo. Noi invece dopo 2 anni abbiamo sentito, in realtà dopo 1 anno e mezzo, abbiamo sentito proprio la necessità di distruggerci prima noi stessi e rigenerarci, capire effettivamente come bisogna intervenire su un territorio, quindi studiando, attivando più collaborazioni possibili con persone che, come dicevo prima, lavorano già bene su territori altri.
E quindi abbiamo voluto dare un punto, cioè annullare il festival con una promozione già partita, quindi artisti, compagnie, eccetera, eccetera, già contattati, con una città che si stava in qualche modo, finalmente a settembre c'è di nuovo il festival, è significato dare uno shock dall'amministrazione fino alle associazioni e ai cittadini. Questo per riequilibrare i rapporti. Noi a Rosarno, soprattutto dopo il festival l'anno scorso, il fatto di aver, non dico trasformato, ma sicuramente dato nuova linfa vitale ad alcuni posti, ha creato dei disequilibri con le associazioni che lavorano sul territorio, che comunque sono sempre state coinvolte, che hanno lavorato con noi, con l'amministrazione che a un certo punto ha visto di cattivo occhio il fatto che i cittadini si rivolgessero a noi per riparare le strade e non più a loro. Quindi abbiamo detto questa cosa così non va bene, ci sta esplodendo in mano. E siamo ripartiti da un punto, cioè quello dal punto del conoscersi dal di dentro e dal di fuori, attraverso un libro. Un libro che sia la guida della città, e non ho detto guida di Rosarno proprio perché l'intenzione è quella di sviluppare una guida che possa essere una guida turistica, ma anche una guida di un visitatore, di uno studioso, di uno studente, che vada a individuare a Rosarno quegli aspetti peculiari che sono sia di Rosarno, ma come di altre tante città italiane e non solo mediterranee, quindi il non finito, il riutilizzo in determinato modo dei marciapiedi, la presenza di alcune specie particolari dell'agricoltura, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, un libro che si raccontasse dall'interno, quindi una sorta di romanzo arricchito della città, Rosarno Ulteriore, quindi Kiwi è la nostra guida e Rosarno Ulteriore è il nostro romanzo, e è un libro solo, come dire, come un giano bifronte. Questa cosa ci porterà, in realtà abbiamo già iniziato perché la settimana scorsa abbiamo concluso un workshop, a fare delle residenze artistiche in cui una redazione locale che si formerà all'interno delle città, quindi con amministratori, cittadini, associazioni, eccetera, eccetera, che inizieranno a scrivere la guida e il romanzo, quindi il libro della città, è una redazione extraterritoriale, quindi associazioni, studenti, professionisti che abbiamo conosciuto in questi anni, ma che soprattutto guardano Rosarno, appunto questo confronto genererà questo libro, che è un porsi innanzitutto delle domande, quindi chi siamo, qual è la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro, e nello stesso tempo mettere un punto a quello che noi come associazione abbiamo fatto in questi 2 anni. Quindi l'idea è quella di far venire scrittori, viaggiatori, semplici cittadini a Rosarno all'interno di residenze narrative, e quindi raccontare Rosarno dal di dentro e portare alcuni componenti della redazione locale invece in residenze fuori Rosarno, quindi attraverso un confronto di altre esperienze. Questo progetto, il libro sarà pubblicato a ottobre dell'anno prossimo da Rubbettino, quindi è una cosa fatta, nel senso che bisogna fare, ma è una cosa concreta. Ecco, noi cerchiamo di ripartire in questo modo, dal porsi più che dare delle risposte, mi ripeto, penso di averlo detto diverse volte oggi, ma porre delle domande, quindi un territorio che si conosce è un territorio che è consapevole delle proprie potenzialità e che nello stesso tempo può diventare anche indipendente, cioè non aspetta più che il politico o lo sponsor privato arrivi e riqualifichi una piazza. Questa panchina, va indietro, sì. Questa qui è una panchina che si vede pochissimo, è appunto di legno, ha creato questa nuova piazzetta all'interno di Via Sandulli. Fino a maggio è stata ritinteggiata, richiodata, quindi è stata riqualificata costantemente dai cittadini, che ci tenevano chiaramente anche a dircelo con grande orgoglio. Nell'epoca del barbecue la panchina è diventata una fonte primaria di legno,
quindi i bambini venivano inviati dai genitori per recuperare degli assi e sfruttarli, diciamo, per altri scopi. Quindi a un certo punto, quando la panchina, cioè, ci diceva la signora Teresa, che è quella lì in fondo, che il dire a una signora, ma che sta facendo, no? Perché sta cacciando sta cosa, siamo meridionali, ma avete capito, penso, no? Lo puoi fare, dirlo a un bambino che sai soprattutto che ti sta inviando il genitore, puoi creare, diciamo, degli equilibri, cioè puoi, insomma, fa scaturire delle problematiche. E quindi hanno deciso di toglierla. Però il falegname, che è il laboratorio proprio in quella piazzetta, insieme ai cittadini, quello, il signor De Paola, noi siamo un quartiere, ha disegnato con una bomboletta spray bianca sul pavimento, perché tra l'altro lì non è neanche bitume, cemento, la pianta della panchina, della futura panchina, disegnando proprio a livello tecnologico come degli assi di legno debbano essere montati in una struttura di ferro e non più di legno, che quindi più duratura, eccetera, e l'ha portata al comune. Ci ha detto, vedete, io porto questa cosa al comune, poi ci vediamo. Noi ci siamo visti qualche giorno fa e ha detto, facciamo un laboratorio, l'ho detto io, ma lo facciamo insieme agli altri vicini di casa, non è che lo facciamo solo in quattro persone. Ma ha detto, beh, certo, e chiaramente questa diventa la nuova piazza di tutti. Quindi è bastata una panchina per far scaturire questo. E quindi il punto di domanda panchina, quindi cos'è una nuova piazza, cos'è un nuovo spazio qui, ha portato una risposta che è stata data dai cittadini, quindi non da noi. Ed è questa la nostra, come dire, la sintesi del nostro lavoro. Vado veloce e poi distruggetemi, vi prego. Vado così. Appunto, gli strumenti, come dicevo prima, sono piattaforma, risorgimenti lab, le cene, le ricette di quartiere, che dove si mangia, insomma, si conosce meglio, le assemblee di quartiere, l'ospedale diffusa partecipata, l'intrattenimento e gli spettacoli, che sono, cioè, l'idea di fare un festival e farlo in luoghi dove non era mai successo nulla, cioè, ha creato degli scompensi sia all'interno degli amministratori, che dicevano, ma come, lì sotto, a mezzo JN, fate questa cosa, concerto, no, facciamolo lì che è più bello, no, ma perché farlo lì, facciamolo qui. E soprattutto ha invitato le persone a uscire di casa, a partecipare. C'era una bellissima scena, io vi racconto questi aneddoti che per me sono simpatici, magari poi fanno schifo. Un signore, non farò il nome, insomma, a un certo punto c'erano delle signore del posto che fanno, se siete riusciti a fare questa cosa potete fare qualsiasi cosa, è un miracolo. Ma in che senso? Lo vedete lì la famiglia, il signore con le tre figlie, così, non sono mai usciti di casa di sera. E tu, sì, no, cioè, noi non li conoscevamo, sapevamo che abitavano lì, ma non li conoscevamo. Questo è in un territorio dove lo scambio, invece, come tutte le città piccole, soprattutto del Mediterraneo, è una cosa normale. Ah, ecco, questa è la panchina. Faccio uno zoom, così magari si vede meglio. No. Ecco. Vado troppo giù. Questa è la panchina, quindi di legno, le doghe si vedevano bene, quindi era molto facile togliere. Adesso la nuova panchina che vogliono realizzare è qui in mezzo, che serve anche, e poi questa è la cosa, diciamo, progettualità di un semplice cittadino, come a volte anche più intelligente di un architetto. In quel modo, detto che la panchina, questo comunque nuova piazzetta che mettiamo in mezzo, significa anche far rallentare le automobili, perché lì comunque i cittadini e i bambini giocano. E quel luogo, che ha creato comunque dei disagi perché era un parcheggio, erano tre posti macchine che hanno dovuto trovare posto o nei garage o in altri luoghi della via. E quindi è stato, appunto, come si diceva ieri, mettere tutti d'accordo su un'arancia sola. Quindi faccio la panchina che mette d'accordo i bambini, che possono giocare in modo sicuro, le persone che vogliono parcheggiare, eccetera. Il laboratorio del signor De Paola è quello lì in fondo, si vedono due garage. Tutto questo è stato accompagnato da un modo di fare comunicazione. Io mi fermo su questo perché ci siamo resi conto che è un elemento fondamentale nel racconto
del progetto, ma soprattutto nel coinvolgimento delle persone. E quindi abbiamo pensato a una serie di comunicazioni creative, che sono fino adesso Sanremo da Rosina, quindi seguire il Festival di Sanremo nella casa della signora Rosina e non solo, quindi andare in giro per le case delle persone e sfruttare quel momento anche per farsi raccontare di come vedevano la televisione 50 anni fa, di come è cambiata anche in qualche modo il costume dell'Italia. Questa è la signora Rosina, quella lì col collarino dei problemi. È un'altra campagna che io sono Rosarno. Il fatto appunto di dire Rosarno, cioè a un certo punto dopo i fatti di Rosarno le persone del posto soprattutto si sentivano nel centro del mondo. Comunque essere interessati per due mesi nel 2010, tra gennaio e febbraio, da tutte le stampe, come i mass media internazionali, la BBC, la Rai, eccetera, che avevano proprio i loro gabbiotti lì, che intervistavano le persone, questi si vedevano la prima volta alla telecamera, ha creato non solo dei grossi problemi di rapporto con chiunque abbia una reflex o una telecamera, ma nello stesso tempo molti cittadini si sono sentiti il centro del mondo, anche perché in modo saltuario ogni stagione c'è una Rosarno che spunta, la nuova Rosarno a Torino, la nuova Rosarno. Quindi il fatto di etichettare Rosarno ha anche fatto sentire i cittadini come appunto ombelico del mondo. E quindi abbiamo pensato a questa campagna, che io sono Rosarno, in cui ognuno ha raccontato la propria città in pochi secondi, dicendo io sono Rosarno perché, ed è stato fatto a Foggia, la prima foto del ragazzo, a Rosarno sotto Ponti e a Firenze e poi a Bologna, a Torino, eccetera, eccetera. Quindi ha fatto vedere, cioè poi l'abbiamo fatto vedere ai cittadini, diceva ma perché loro sono di Rosarno? No, non sono di Rosarno, e quindi spiega tutta questa cosa qua. E poi una comunicazione che tenda a togliere appunto le etichette di Rosarno 2010, che ridia dignità a un territorio, quindi attraverso una comunicazione classica, è un passaparola all'interno delle università, di seminari internazionali, all'interno delle scuole e semplicemente nelle piazze, qui si era a Ferrara. Questo perché comunque c'è una volontà a livello nazionale di riscoprire il senso di comunità, le social street, poi magari se abbiamo tempo mi piacerebbe capire anche come voi vedete le social street. E poi appunto il domandarsi cos'è la rigenerazione all'interno di un contesto dove festival della rigenerazione ne spuntano come funghi. E come dicevo prima, ripartire da un libro guida sulla città, che è appunto Kiwi. Il mio intervento è finito, poi vi vorrei far vedere una cosa relativa al vostro lavoro invece, che è il lavoro che abbiamo fatto a maggio a Rosarno, proprio sulla geografia sociale dei luoghi e di come è nata una programmazione, quindi appunto il momento zero rispetto al processo partecipativo di cui parlavamo ieri. Però appunto fatemi domande se ce ne sono, altrimenti passo a quella cosa lì, ditemi voi. Sì, anche più di una. Al microfono. No, senti, mi ha colpito ti posso dare del tu? Sì. Mi ha colpito molto l'atteggiamento che stai anche mostrando, che penso che sia l'atteggiamento anche di A di Città, questo di essere aperto a rivedersi, questo rigenerarsi, questo aprirsi anche agli altri, cioè aiutateci a correggere gli errori. Mi sembra un atteggiamento molto utile, perché io quello che spesso riscontro è che spesso si fa partecipazione attrezzati con una bella cassetta di attrezzi, di metodi, si va lì in maniera anche abbastanza, mentre è molto più flessibile il vostro rapporto, cioè voi siete in sintonia con il luogo, cioè vibrate nello stesso modo ed è utile. E mi sembra utile che forse tu ci racconti un po' quali sono gli errori che avete individuato, cioè in base a che? In base a delle aspettative, in base a degli obiettivi che non avete raggiunto, cioè perché errori? Se poi in effetti l'impressione che ci hai dato è che
la riattivazione della socialità c'è stata, cioè io penso che quell'obiettivo sia stato raggiunto. Quali sono gli errori? Forse ancora più utile di quali sono state le cose positive. Allora, gli errori è stato appunto nel primo anno il fatto di essere partiti con la quinta marcia, quindi essere arrivati lì, aver fatto per 2 mesi questo tipo di incontri, conoscenze, ma dopo il festival, soprattutto il primo anno, essere scomparsi. Cioè noi da settembre poi abbiamo rifatto degli eventi che erano dei art café in giro per non solo per Rosarno ma per il territorio della Piana, in cui si raccontavano gli artisti locali, eccetera, eccetera, solo a febbraio, giusto Paul? Era febbraio. Ah, tu sei entrato l'anno dopo. E quindi questo era il primo errore, il fatto di scomparire subito dopo il festival. Secondo errore era quello di cui ho accennato prima qualcosa, è il rapporto con l'amministrazione. Nel momento in cui abbiamo visto che c'erano delle difficoltà con l'amministrazione, dico questa cosa perché è importante, il primo anno noi abbiamo riqualificato insieme al collettivo Setera un'area di una torre piezometrica. Magari vi faccio vedere qualche foto. Diciamo così, faccio vedere prima dov'è. Noi il primo anno abbiamo lavorato in questo quartiere. Considerate, questa è una nota storica, però è importante per capire anche il tessuto sociale della città. Questo è il centro storico. Rosarno si sviluppa su una e 2 colline sostanzialmente. Questa qui, tra l'altro, era la sede della vecchia colonia magno-greca Medma. Negli anni, nel 1783, ci fu un terremoto che praticamente creò una fenditura profonda, non solo un abbassamento di tutta la piana di 1,5 metri, quindi malaria e dei problemi legati proprio all'idrogeologia del territorio, ma soprattutto ha creato una fenditura nel territorio. Nel momento in cui questi terreni qua, che erano degli orti di mezzo lotto, cioè 6 metri per 7, sono stati occupati da... a un certo punto, negli anni 70, negli anni 60, Rosarno diventa una, detta da, diciamo, come in provincia di Reggio Calabria, un'America Neda, una piccola America, quindi un luogo dove c'era un'economia fiorente, soprattutto legata all'agricoltura. Questo ha portato molte famiglie provenienti dai paesi limitrofi, soprattutto montani, a trasferirsi a Rosarno. Nel tempo i terreni sono stati venduti, quindi lottizzati e venduti ai cittadini, e dagli anni 50-60 soprattutto in poi è nato questo quartiere fatto di strade molto strette, pochissime piazze. All'interno di questo quartiere, che comunque è sempre stato un quartiere popolare, adesso voi vedete qui una piazza, io lo indicavo col dito, ma qui una piazza. Questa qui in realtà è stata realizzata negli anni, a fine anni 70, quindi da sempre il centro storico, quindi diciamo le classi altoborghesi molto ricche, vedevano il quartiere Case Nuove come il quartiere della Corea, quindi dove c'erano persone molto, molto grevi, molto povere, così. Quindi, e queste divisioni si vedono ancora adesso a Rosarno, cioè se c'è una persona un po' più pettegola, un po' più popolana, si dice ma si dica Sinovi, si dica Senuove. All'interno di questo quartiere c'era questa torre piezometrica. Io magari velocemente vi faccio vedere delle foto. Allora, ecco magari... Ecco queste qua, arrivo subito. Ecco, questo è il cantiere aperto all'interno di quest'area. Vediamo se c'è una foto. Ce l'ho selezionato, ho preso la prima cartella che mi è capitata, quindi solo per fare velocemente. Ho preso la cartella dove non c'è una foto di... Comunque questo per dirvi che c'era questa torre, che era un... landmark anche molto importante all'interno del quartiere, che era separato dal quartiere da un muro di limite. E questo posto
era visto dalle case circostanti sempre come un posto degradato, con topi, eccetera. L'azione è stata quella di dare finalmente una nuova piazza alla città. Quindi il percorso è stato pensare a un progetto con gli uffici tecnici, sviluppare un cantiere che poi è stato un cantiere aperto con il collettivo Setera, quindi appunto come dicevo prima i cittadini hanno realizzato gli interventi, hanno piantato le loro piantine portate in quella piazza, e a un certo punto, subito dopo, con una delibera di giunta che prevedeva appunto la riapertura di questo posto, l'area del ricettacolo è rimasta chiusa, cioè non è stata mai più riaperta al quartiere. Questo sostanzialmente per due motivi. Uno perché a un certo punto si sono accorti che la struttura era pericolante, ci hanno fatto lavorare per due settimane lì dentro, ci sono accorti un po' tardi, e soprattutto perché una parte politica dell'amministrazione aveva chiesto un finanziamento alla regione per la riqualificazione di quella piazza, quindi in realtà doveva essere un'azione politica, non un'azione che partiva dal basso. Queste sono state motivazioni date dagli assessori, non nostri pensieri. Quindi il pericolo, noi abbiamo avuto queste difficoltà il primo anno, il secondo anno abbiamo realizzato la riqualificazione di via Sandulli, dove abbiamo fatto mettere una nuova illuminazione, perché appunto quella era una via buia all'interno del centro, quindi con tutte le questioni anche legate alla sicurezza. Mancavano due fari da mettere sotto al ponte, perché lì, dovete sapere, è una strada chiusa e dei delinquentelli magari rubano dei motorini, delle moto, delle auto così, e li parcheggiano per una notte sotto al ponte. E questo però nel tempo ha creato una paura all'interno dei cittadini che abitano lì. E quindi noi avevamo detto mettete due fari, punto. Queste piccole azioni, subito dopo il festival, quindi se mentre durante il giorno del festival gli operai comunali, l'amministrazione era molto presente, noi abbiamo avuto un'autoscala comunale anche di sabato e di domenica con gli operai che hanno dato servizio, quindi una partecipazione molto forte, subito dopo il festival questa cosa veniva meno o addirittura si annullava completamente. Quindi questo è stato un altro errore, non monitorare quelli che potevano essere i problemi anche emergenziali di un'amministrazione e aspettarsi delle risposte dopo. E quindi questo è il secondo errore. Il terzo errore è stato quello, dopo il secondo festival, di chiudersi rispetto al mondo associativo locale. Appunto, noi abbiamo avuto il primo anno, abbiamo proprio organizzato il programma del festival con le associazioni, e quindi tutte le associazioni cittadine hanno lavorato. Tra il primo e il secondo anno abbiamo avviato delle collaborazioni, delle assemblee con le associazioni per formare una carta delle associazioni in comune, e pian piano abbiamo visto una sorta di allontanamento delle associazioni. Questo noi l'abbiamo, nel senso, in qualche modo, come dire, abbiamo dato la causa appunto a questo allontanamento a forse un nostro atteggiamento, cioè il secondo festival è stato sproporzionato rispetto alla città, cioè il fatto di avere 15 artisti che sono tra virgolette liberi di fare delle opere all'interno della città e quindi non dedicare all'interno del festival una sezione agli artisti locali, che noi avevamo detto vabbè, sono stati interessati prima, capendo anche in qualche modo, cioè noi abbiamo detto facciamo i fighi in qualche modo. Lo dico per semplificare, è molto più complessa la questione. E questa cosa qui ha provocato tutta una serie di critiche delle associazioni e che hanno colpito anche in modo personale parte dell'organizzazione, quindi dei ragazzi che prima collaborava con noi, tra problemi dovuti alle difficoltà con l'amministrazione, difficoltà economiche, perché poi gli sponsor che dovevano non sono stati di parole, non hanno, cioè in realtà confirme cose, non hanno dato loro sponsorizzazione, quindi problemi anche economici all'interno dell'organizzazione, e questa è un'altra critica che ci facciamo. E, appunto, ha creato dei conflitti all'interno della città, dei conflitti che poi, bisogna dire, hanno portato alla creazione di nuove associazioni che hanno iniziato a fare murales, che hanno riqualificato degli spazi della città, cosa mai avvenuta prima. Quindi per questo dico il conflitto, le domande sono utili, perché non l'abbiamo più fatto noi, l'hanno fatto le altre associazioni. Per fortuna
il fatto di annullare il festival, di riprendere un rapporto molto più vicino con i cittadini, con le associazioni, perché i cittadini il rapporto è sempre stato molto diretto, con le associazioni ci ha portato a ristabilire appunto un rapporto, come dire, di fiducia e di stima reciproca. E quindi sì, sostanzialmente sono questi quattro. Poi c'è Paul che lavora anche all'interno di Adicittà. Ti vengono altri? Sì, sono queste qua. E quindi il ridimensionarsi è stata una necessità dolorosa, però necessaria. Cioè non si può lavorare con i cittadini se poi crei dei problemi ai cittadini o crei delle finte aspettative. Perché appunto diciamo sì, il comune metterà il lampione, aprirà la piazza e questa cosa non avveniva. Quindi fermarsi e ripensare anche insieme, soprattutto insieme agli uffici tecnici, come agire in questi territori. Chiederti una cosa. Allora, come avete, che tipo di azioni avete fatto per coinvolgere i figli appartenenti a famiglie di criminali e come vi siete relazionati con i criminali del posto, perché sai bene che quello influisce molto, soprattutto in quella zona. Se avete esercitato qualche azione particolare di coinvolgimento, mi interessa molto questo argomento. Allora, sì, devo fare una piccola premessa. Diciamo, i criminali grossi, quelli legati comunque alla mafia, all'andrangheta, sono praticamente quasi tutti in carcere. Quindi la giustizia negli ultimi 3 anni ha lavorato molto bene da questo punto di vista. C'è stato è brutto dire una pulitura della città dal punto di vista dell'andrangheta. E che noi non abbiamo, cioè nel senso, allora Adicittà è composto da me che sono di Rosarno, da Umberto, Giovanna, Gianni, Miriana che sono di Rosarno, ma da tante anche altre persone che vengono da fuori. Quindi il rapporto è sempre stato quello di non essere paesani, quindi di non vedere il bambino come il figlio del mafioso. Era un bambino, punto. E le azioni sono state appunto a minuscola di città, il coinvolgere i bambini e i genitori poi a un certo punto nei cantieri aperti. Quindi non lo so, cioè, l'abbiamo percepita poco, cioè nel senso non abbiamo dedicato delle azioni specifiche al tema. Abbiamo detto fanno parte di una comunità. Chi sta scontando le loro pene, è chiaro, questo tipo di approccio non ci porta a sostenere, che ne so, delle guardie locali, e quindi non è che poi facciamo questa azione, ce ne freghiamo, diciamo, che i figli siano di criminali, e però poi il papà o comunque il cugino gli diamo la responsabilità di gestire la cosa pubblica in quel territorio. Beh, questo assolutamente no. Poi c'è anche un'altra cosa, nei quartieri in cui abbiamo lavorato, che sono quartieri molto umili, cioè sono tutte famiglie di agricoltori, ex immigranti che sono ritornati a Rosarno, quindi operai, ci sono degli anticorpi naturali, quindi si tendono a isolare determinate famiglie, non si creano dei rapporti. Questa cosa dipende, arriva più, diciamo, in altri quartieri, diciamo, più benestanti, dove fino agli anni 80 era impossibile pensare a un matrimonio combinato tra famiglie, diciamo, mafiose e famiglie per bene, diciamo così, e adesso invece questa cosa è possibile. Quindi abbiamo avuto anche la fortuna di lavorare in quartieri dove la criminalità era, diciamo, molto piccola, non era a livelli dranghetistici, ed è una differenza fondamentale. Per questo, ieri non l'ho detto perché appunto non era la giornata in cui dovevo parlare, che se ho parlato assai, il punto della legalità nel quartiere San Cataldo, che diventa un tema centrale. Secondo me l'approccio a quello è stato un po' sbagliato ieri, no? Il fatto di dire bisogna capire che lì ci sono delle baby gang, bisogna capire come lavorare invece con la parte buona. Cioè sono state dette delle cose che secondo me appunto vanno nella direzione opposta rispetto al coinvolgimento di queste persone in maniera naturale, anche perché io non so se quel quartiere lì è interessato da fenomeni mafiosi o legati solo alla piccola criminalità.
Quindi anche capire queste differenze diventa fondamentale. E poi la domanda era come convincere il comune ad attivare un protocollo per questa cosa. Mi chiedo, nel momento in cui ci sono state delle illegalità diffuse, puntare a quello per convincere il comune, dove magari queste illegalità sono state viste, monitorate e sono state anche, come dire, non affrontate, è un modo per convincere un'amministrazione per... Cioè, è brutto essere in cattiva fede, però ci troviamo in luoghi dove il comune di Rosarno è stato sciolto per mafia 3 volte, e quindi qualche domanda ce la poniamo riguardo anche all'amministrazione in rapporto a questo tipo di fenomeni illegali. A proposito di tutte queste operazioni, sono partite da autofinanziamento oppure sono nate in collaborazione con, non so, fondi, ricerca e trovare questi ipotetici fondi della regione, dell'Unione Europea? Allora, il primo anno il festival è stato realizzato con 6.000 euro, noi, i nostri bilanci sono sul sito, quindi anche le perdite sono pubbliche. Non lo facciamo con lo stile grillino del fatto di essere obbligatoriamente esposti al pubblico dominio, cioè lo facciamo per avere un rapporto sempre onesto con i cittadini. Che poi a volte è anche quello che dice il Movimento 5 Stelle, però a parte la parentesi politica non c'entra nulla, ma la volevo dire. Il primo anno appunto abbiamo realizzato il festival con 6.000 euro che sono stati raccolti per la metà da una ricerca sponsor, quindi sponsor sia piccoli che grandi all'interno del territorio. Il più grande è stato 500 euro e 3.000 euro invece dall'autorità portuale che ha dato un finanziamento sotto spinta dell'amministrazione comunale. Il secondo anno invece ovviamente tutti i soldi sono stati impiegati per il festival, in realtà ci sono state delle uscite di circa 1.500 euro, quindi c'è stata una perdita di 1.500 euro che è stata ricompensata dalle nostre tasche. Quindi borse di studio universitarie soprattutto. E questo appunto, anche questo è stato uno dei motivi per i quali poi siamo scomparsi, perché non avevamo più soldi per fare nessun tipo di attività. Diventa indispensabile, cioè non puoi fare una roba se non c'hai soldi. Il secondo anno invece c'è stato un lavoro sul crowdfunding che ci ha permesso di raccogliere circa 3.000 euro. Il secondo anno appunto, vedi la differenza del primo e secondo, il primo anno erano 6.000 euro, il secondo erano 16, quindi già sbam, la differenza di scala anche a livello di economia. E sono stati in parte del comune di Rosarno che ha trovato degli sponsor privati, delle ditte che lavoravano per lavori pubblici all'interno della città, e in parte dalle casse comunali, è stato fatto proprio un fondo per il progetto di città, in parte da sponsor privati invece trovati da noi. E i workshop, che il primo anno sono stati completamente gratuiti, il secondo anno sono stati a pagamento, cioè c'è stata una quota di partecipazione di 60 euro, che è stata pensata non per coprire le spese, ma per dare nello stesso tempo un valore al workshop. Cioè, ci siamo resi conto che il primo anno i partecipanti sono venuti e poi tipo alcuni, ci sono state delle storie d'amore da Torino a Reggio Calabria che si sono ritrovati a Rosarno con la scusa di fare il workshop e poi hanno fatto una fuitina, per dirvene una. E quindi dare valore al workshop, quindi al lavoro dei partecipanti, dare ovviamente una piccola parte di autofinanziamento, ma lasciando il prezzo, considerate che i workshop di autocostruzione in Italia minimo in giro sono di 150 euro, quindi noi meno della metà, e arrivano anche a 250 euro. Nel caso di Periferica, che è un progetto sul quale abbiamo lavorato, i prezzi sono questi, ma sono dei prezzi normali. Quindi per dire che noi la necessità è quella di avere più persone con le quali collaborare, quindi soprattutto partecipanti, studenti, ma anche a professionisti che hanno partecipato al workshop, e quindi lasciando una quota bassa.
come laboratorio del basso, non so se potete farlo, non credo. E niente, quindi sì, diciamo il fundraising è soprattutto composto da queste azioni. Adesso ci stiamo, come dire, ci stiamo svegliando un po', e quindi abbiamo attivato una collaborazione con il PRIN Recycle Italy, che finanzierà la ricerca. Prima appunto ci sarà la pubblicazione, che è sostenuta completamente da Rubettino, quindi appunto nel nostro caso è stata la prima volta che un editore dicesse: no, mi occupo io della stampa, della promozione, della diffusione, perché il progetto mi piace. E dall'altra parte c'è il PRIN Recycle Italy, che invece lavorerà sul lavoro di, appunto, pubblicherà un libro sulla ricerca di alcune persone che collaborano all'interno di città. E quindi questi sono, diciamo, degli autofinanziamenti, cioè dei finanziamenti autonomi che comunque ci permettono di lavorare. E seconda cosa, sono stati attivati dei protocolli d'intesa con delle fondazioni pubbliche, nel nostro caso che Fondazioni Calabresi nel Mondo, che ci ha dato appunto un finanziamento per sostenere le attività del festival. La nostra idea è quella di formare, e quindi questo è anche un ripensarsi, cioè ripensare a una struttura. Adesso noi finiamo i nostri studi, vogliamo lavorare al 100% su questo progetto, non solo a Rosarno ma anche in altri territori che sono entrati in contatto con noi, e quindi diventa fondamentale trasformarsi in una start-up. Quindi ripensare anche al fundraising, al business plan del progetto. Quindi puntando magari a dei progetti europei o dei progetti regionali. Un'altra domanda. Tutti studenti di architettura, che range di età? Più o meno coetanei o anche più grandi, più piccoli? Proprio all'interno dell'associazione, cioè, perché allora se devo considerare tutte le persone che comunque lavorano di città pur non essendo associati, il range è tipo dai 17 ai 54. Se devo considerare proprio il gruppo operativo, invece è da 22, Paul è il più piccolo, fino ai 33 anni. Tutti provenienti da ambiti diversi, cioè, ovviamente la maggior parte provengono da studi di architettura, poi ci sono invece, c'è un artista, c'è una ragazza che ha studiato scienze della comunicazione, quelli sono delle collaborazioni esterne. Per esempio noi appunto quest'anno, ecco un'altra cosa, collaboreremo con, è partita già da inizio ottobre, questa collaborazione con AIS, che è l'Associazione Italiana di Sociologia, in modo specifico con Sociologia del Territorio. Quindi Carlo Colloca, che è un sociologo che insegna a Catania e prima insegnava a Firenze, praticamente lavora con noi nella progettazione proprio degli interventi e delle azioni da fare sul territorio. E quindi sì, c'era anche una slide, non l'ho messa perché mi sembrava eccessiva, dove facciamo vedere, diciamo, tutte le collaborazioni e i partner, perché ci sono sia partner che vengono da mondi diversi, quindi sociologi, architetti, collettivi di designer e di artisti, e poi anche collaborazioni con le università, quindi con l'Università di Reggio Calabria, Abita Lab, che tra l'altro è un laboratorio interuniversitario, e con il CITER, che invece è il laboratorio di progettazione di pianificazione territoriale dell'Università di Ferrara, dove io ho studiato. Sto studiando perché ancora mi sono laureato. E quindi sì, diciamo, sono delle collaborazioni, delle partnership con mondi diversi, perché appunto a nostro avviso non si può parlare di città solo da un punto di vista d'architetti, anzi meno architetti ci stanno forse, e meglio, con tutto il rispetto per gli architetti qui presenti. Ok, io, dimmi tu, Vittorio, se può essere utile il... perché appunto io non so come poi si strutturerà il pomeriggio. Se può essere utile farvi vedere il lavoro che abbiamo fatto a maggio. Perché appunto era un workshop di programmazione, quindi non di interventi,
farvi capire appunto come sono state costruite le mappe, le geografie, geografie sociali. Allora, appunto noi abbiamo pensato di riconvolgere i cittadini, ovviamente queste sono delle azioni, come dire, non esaustive, non vuole essere un lavoro completato. Se ci fosse stato il festival, questo lavoro sarebbe stato continuato durante il festival. Invece è un qualcosa che faremo all'interno della redazione locale con il progetto Kiwi. Sono state fatte delle interviste, quindi una sorta di mappatura sociale del territorio su i temi che hanno che sono usciti fuori dai 2 anni del festival, quindi la mobilità, gli spazi di prossimità, le relazioni e appunto il mettersi in analisi come di città. Quindi proprio incontrare le persone per 2 giorni, in momenti diversi della giornata e semplicemente chiacchierarci, quindi non un'intervista vera e propria, ma quanto proprio un conoscersi. Proprio per togliere sempre il, come dire, il livello, come dire, cioè meglio mettersi a fianco e non mettersi di fronte con i cittadini. E quindi questo è quello che è uscito su Case Nuove. È stata fatta, diciamo, una mappatura partendo dall'immigrato finendo all'anziano. E per esempio prendiamo, che ne so, gli spazi di prossimità. Il signor di 75 anni ha detto: e che veniamo a fare? Non c'è niente qui, c'è in quel luogo specifico, quindi capire come quel luogo può cambiare, eccetera eccetera. O che ne so, tipo il signore di 80 anni ha di città quelli del ricettacolo. Il ricettacolo è il nome, quelli del ricettacolo. E poi capire anche i conflitti sociali, quindi il tipo 70 anni che dice gli stranieri non sono riconoscenti, invece l'immigrato dice con gli italiani non c'è dialogo, quindi però anche c'era anche una ragazza molto giovane. Vabbè, poi ho una sensazione di depressione quando guardo il grigiore delle case, cioè tutte le cose anche molto... Stessa cosa fatta in via Sandulli e in parte del centro storico. In parte sono state registrate, cioè quindi c'erano i ragazzi che avevano dei registratori, e in parte sono stati poi riportati nelle passeggiate che si facevano. Quindi, cioè, però non andavano lì col taccuino, cioè si parlava, cioè, io sono qua per sta cosa qua, li conoscete quella di città? E poi si... Quando è venuto, come si chiama, Ivan? Di Brutti de Frigo, allora loro dicevano del sistema che avevano trovato per far scrivere a quelle persone un po' timide, islamiche, sai, che non volevano. Avevano lasciato su questo tavolo, se non sbaglio era così, no? Delle tovagliette, e quindi dopo una cena, insomma un momento conviviale, sulla tovaglietta lasciavano un messaggio, una cosa. Peccato non essere stato all'incontro con Ivan, perché... il primo festival è nato tra Bordeaux, Ferrara e Rosarno, e quindi eravamo ispirati anche da Brut de Frigo, quindi alcune cose le abbiamo ovviamente copiate da loro, facendolo peggio chiaramente, e alcune cose anche bene. A quel punto sono stati, appunto dalle interviste c'è stato un passaggio più analitico, quindi hanno messo, diciamo, le parti più interessanti, le frasi, diciamo, più come dire, che sintetizzavano l'animo e il pensiero su questi temi, e poi è stato fatto, diciamo, proprio uno schema su come i diversi livelli di prossimità, relazione e mobilità declinate in temi specifici, quindi consapevolezza delle criticità, requisiti minimi, attrezzatura urbana, eccetera eccetera, si è sentito all'interno dei quartieri. Non so perché fa così. Stessa cosa poi fatta a livello appunto per ogni tema.
Questo è stato un lavoro di cinque giorni, vero Paul? Perché l'elaborazione è stata poi in 4 giorni, tipo. E poi questo ha portato a una sorta di schema delle azioni divise in obiettivi specifici, risultati attesi e azioni. Queste sono state delle idee elaborate dal gruppo di ricerca che ha lavorato insieme appunto ai sociologi e architetti che si sono occupati del workshop, quindi tutor, ma anche con i cittadini più attivi, quindi sono stati fatti degli incontri con le persone, con le associazioni che hanno detto beh, secondo me si potrebbe fare questo, e quindi appunto lavorare sulle relazioni tra cittadini, istituzioni e altri soggetti, la qualità architettonica e paesaggistica, l'identità all'interno del comune, l'appartenenza al luogo, appunto con degli obiettivi e poi con delle azioni specifiche. Questo qui era in qualche modo un calendario, un manifesto che ci avrebbe permesso anche di monitorare l'effettiva realizzazione di alcune azioni, e tutto questo poi sviluppato all'interno di un cronoprogramma, quindi con l'intensità, le variazioni durante l'anno, considerando un tempo da maggio 2014 a ottobre 2015, quindi di un anno e mezzo. E questo secondo me potrebbe essere una cosa utile all'interno del lavoro che si farà oggi, quindi appunto lo stadio zero, non lavorare, cioè, lavorare capendo qual è lo spirito e gli strumenti da utilizzare, ma forse questo potrebbe essere un passaggio successivo. Coinvolgere e riattivare i quartieri e poi fare appunto un manifesto con delle azioni che possono essere vostre, ma soprattutto condivise con i cittadini, e avere come dire, una sorta di bacheca anche pubblica, perché questa cosa qui voleva essere una bacheca pubblica all'interno della città che veniva monitorata. Questa cosa poi in realtà noi l'abbiamo trasformata e riportata all'interno del laboratorio editoriale, e quindi abbiamo fatto un carretto che Kiwi, cioè il rapporto sempre diciamo con la comunicazione ma anche lo scambio con i cittadini è questo. Quindi abbiamo appunto creato un carretto che è anche una libreria e una lavagna, che racconta lo stato dell'arte riguardo, eccolo qui, questo è Kiwi, quindi da una parte ci sono proprio dei fogli che raccontano quello che si sta facendo, sì, era proprio un elemento totemico che vuole, c'è stata una discussione sul totem, però ho detto la parola giusta, no, ho detto proprio la parola giusta, e che appunto essendo mobile, e dalla parte invece dietro a una lavagna, quindi dove già abbiamo raccolto le prime idee specifiche su alcune cose, cioè noi possiamo dire ai cittadini come vedi la città, cioè ti direbbero qualsiasi cosa. E questo carrettino, questo Kiwi, lo porteremo in giro per la città e soprattutto nelle sedi delle associazioni, al comune, nella mediateca comunale, nei bar, quindi sarà un elemento che girerà la città e che creerà questi contatti continui. Quindi, che ne so, pensare, ma la butto lì, se si lavorerà sull'ex cinema, un finto proiettore che... Non lo so, cioè capire anche quali sono gli strumenti pratici, anche creativi, divertenti, che possano mettere in connessione voi come lavoratori all'interno del territorio e i cittadini stessi. Però queste sono, come dire, delle proposte che faccio sulla base dell'esperienza di Rosarno, che magari a Rosarno appunto stanno funzionando e che a Bari potrebbero avere delle difficoltà. Quindi sempre capire poi il contesto, come si muove e come reagisce a questo tipo di azioni. Vittorio. Cioè, quello appunto, l'esperienza bellissima di Rosarno, bisogna capire che avviene comunque in un paese, che quindi è un posto che, a parte che è circoscritto, ma sono di solito dei luoghi, specialmente, devo dire, che è una cosa molto legata anche alla cultura del Sud Italia, sono luoghi che già al suo interno hanno un concetto innato di comunità. Appunto, per esempio, la signora, che è una cosa che capita anche in alcuni
quartieri di Bari, per esempio a Bari Vecchia, come a Rosarno, le signore escono e puliscono la strada davanti alla loro casa, per esempio, o a Natale, per esempio, mettono loro le luminarie nella strada, o manutengono, per esempio, le statue dei santini e delle madonne, o cambiano i fiori, eccetera, eccetera. Quindi sono chiaramente in questi sistemi, sono già delle comunità che sono auto-organizzate da un certo punto di vista, mentre magari nei luoghi dove sono i nostri spazi, da questo punto di vista, questo tipo di meccaniche sono un po' più flebili, c'è prima da fare un'azione di rafforzamento di questi valori di comunità. Per esempio, ora noi sappiamo che a San Cataldo c'è una comunità già di questo tipo, e quindi è un punto di partenza per queste cose. Come sappiamo, per esempio, che alla Pineta di San Francesco, quella degli sportivi, delle associazioni che contano 500 membri, è anche quella una sua forma di comunità, che si cura del luogo. Per esempio, appunto, il fatto di far mettere il faro dalla signora la notte perché non hanno la luce, eccetera, eccetera. L'arena moderna, da questo punto di vista, invece, ha un po' più di difficoltà, perché è uno spazio nel tessuto urbano, su una strada appunto orizzontale, che non ha queste caratteristiche comunitarie, oltre al fatto che lo spazio è ormai così da tanto tempo non fruibile, che è stato dimenticato proprio dalla popolazione del luogo. Però, come vedete, allora, io quello che volevo chiedervi da questo punto di vista, per esempio, è l'altro giorno, analizzando ciò che è successo quando abbiamo tentato di vedere l'arena moderno, quando io sono arrivato c'era già un signore, per esempio, che stava tentando. Io voglio capire, ma com'è intervenuto? Chi l'ha chiamato? Ah, l'ha chiamato Pippo di fronte, esatto. Però è lo stesso signore che, quando riaprimmo temporaneamente il cinema, si affacciò volontariamente. No, lui è un signore del servizio di primo soccorso che sta di fronte, dove hanno le ambulanze, eccetera. E lui si affacciò dicendo che aveva provato lui stesso a chiedere al comune il permesso di utilizzare quello spazio per ampliare le loro attività, e che non avevano avuto, diciamo, accoglimento della domanda. Però funziona sempre in queste situazioni: appena cominci a fare le foto a uno spazio che di solito non si fila nessuno, o cominci a fare domande, e poi vedi piano piano le persone che si avvicinano e fanno domande oppure vogliono sbirciare. Quindi, diciamo, il meccanismo di attivazione magari può essere anche rapido. Il problema è come legare quella curiosità, quegli spunti estemporanei, a una progettualità, o comunque, per non metterla in termini così rigidi, a una visione, o a capire come i desideri che magari ci sono, delle esigenze, o insomma il senso di comunità, si possa poi possa trovare risposta fisicamente in un certo spazio. Infatti, per esempio, cioè, secondo me l'arena moderno invece potrebbe costituire il punto focale della creazione di una comunità in quel luogo, perché appunto abbiamo degli edifici residenziali alle spalle, abbiamo delle attività commerciali, abbiamo comunque l'estrema centralità di quella strada, che è fondamentale per il tessuto barese. Quindi, secondo me, appunto, si può pensare a un lavoro inverso, cioè, nel senso, al posto di basarci su una comunità che c'è, si può fare un lavoro di creazione di comunità intorno a quel luogo. Come abbiamo visto ieri, tra l'altro, anche dalle immagini satellitari, quel luogo è adiacente a un altro luogo che è grande quasi il doppio della stessa arena moderna, che è appunto una friche industrielle, che secondo me si può tranquillamente sfruttare a questo scopo. Ora, forse poteva aggiungere delle cose su questo spazio. No, infatti, io sono Sergio Bisciglia. Sono un sociologo urbano,
insegno sociologia urbana al Politecnico, faccio parte dell'AIS anche, cioè, quindi sapevo di questa cosa. Niente, io forse posso esservi utile soltanto, non faccio il sociologo adesso, però qualche informazione sull'area posso darvela, perché ho lavorato ad uno studio di uno studio di fattibilità commissionato dal comune su quelle zone, che sono zone in effetti non so se ad imminente forte trasformazione, cioè, quindi dovete forse immaginarle in un futuro probabilmente neanche tanto lontano, però ci sono molte condizioni che ci dicono che probabilmente si trasformerà quell'area. Di fronte al teatro moderno, praticamente tutte quelle case basse, l'asilo, non ci saranno più. Cioè è previsto, praticamente quell'area è suddivisa tra la ferrotranviaria, che ha tutta l'area del park and ride, ed è stata ceduta la parte occupata da una vecchia fabbrica che sta alle spalle, eccetera, del comune. Quindi in pratica nella zona comunale dovrebbe venire la nuova sede del comune. Ecco, quindi questo il progetto. Ovviamente il progetto è sostenuto dal fatto che l'amministrazione spende tantissimi soldi per fitti e per un sacco di edifici che fitta, quindi vuole, come la regione l'ha fatto a Iapigia, così il comune vorrebbe un'unica sede dove concentrare tutti gli assessorati, fondamentalmente. Ovviamente si è pensato a un project financing, a formule diverse, adesso non vi sto a tediare, però in quell'area è previsto anche un edificio che dovrebbe venire proprio di fronte, proprio al teatro, un edificio privato. Altra destinazione d'uso sempre nella stessa area è la zona dell'ex gasometro. Quello dovrebbe rimanere parco, quindi è rimasto come parco, anzi dovrebbero abbattere il muro che adesso divide via Napoli da Corso Mazzini, quindi verrebbe una zona un po' più permeabile da questo punto di vista. Ma tutta la zona, anche quella di San Cataldo, è in forte trasformazione sulla base anche del piano strategico, che ha previsto per tutta l'area un'area terziaria per funzioni legate allo sport, alla cultura, eccetera. Quindi ci sono anche operazioni private che potrebbero anche iniziare, ma sono sospese. Per esempio la riqualificazione della ex Gaslini, che è una vecchia fabbrica, c'è già il progetto, c'è tutto, però ovviamente la situazione economica ha bloccato il privato. C'è l'area ex Scianatico, è anche prevista una lottizzazione e residenze, e c'era l'area della Fiera e del Porto che interessa San Cataldo. In quell'area è previsto uno spazio che dovrebbe essere pubblico, e cioè la costruzione di un porto turistico con annesso molo. Un molo che dovrebbe funzionare, ma non funziona tantissimo, insomma, come funzionare come l'altro molo, cioè una sorta di piazza allungata sul mare. Questo. Il comitato è, non so se è lo stesso, ma il comitato è attivo da tanti anni, di San Cataldo. Il comitato del quartiere di San Cataldo è attivo e si è opposto ad operazioni precedenti, quindi è dinamico da questo punto di vista. Per esempio, un precedente progetto di molo che interferiva con il Posidonieto. C'erano tra di loro anche professori universitari, geologi, sedimentologi, che hanno fatto uno studio volontariamente per analizzare la situazione. Altri comitati si sono opposti, ma insomma, anche nella zona di Marisabella, la Colmata, quindi è sotto controllo della cittadinanza tutta questa zona. Quindi
Forse bisogna fare, ecco, quello che i sociologi chiamano immaginazione sociologica, cioè pensare al tessuto che probabilmente può cambiare molto nel futuro. Pensare che sia anche un luogo di servizi, un luogo di terziario, che sia anche un luogo, per esempio, la zona del cinema può diventare una zona di un hub, insomma, un luogo di flussi, di gente, però a un certo orario gran parte di questi flussi spariscono. Sicuramente può crescere la densità di popolazione, soprattutto in quell'area. È prevista anche in quell'area, ma non penso, in un'area molto vicina a questa, era previsto anche lo spostamento di alcuni uffici del Tribunale. Quindi l'idea del piano strategico è quella di rimettere mano alla crisi che ha colpito il quartiere Libertà da oltre un ventennio. Quartiere in crisi perché è il quartiere che ha perduto più di altri quartieri popolazione. Quindi non è soltanto ciò che si vede, diciamo, il negozio chiuso. Ma io stamattina, aspettando l'inizio, mi sono fatto una passeggiata, non facevo da tempo, Via Manzoni. Via Manzoni, la cosa che mi ha colpito sono i vendesi. Cioè, è lo strumento più facile. Cioè, io dico che qualsiasi analisi passa prima attraverso gli occhi. I vendesi sono soprattutto sui palazzi nuovi, sui palazzi degli anni 70, su chi è venuto in un secondo momento, non sui più vecchi palazzi. Quindi è un processo che quindi è in via di peggioramento anche, se vogliamo. Perdita di popolazione che è stata integrata parzialmente dagli immigrati. In effetti Libertà è il quartiere con la più alta densità di immigrati. Vedevo per esempio su via Manzoni stavano allestendo una vetrina ed erano cinesi, cosa che non si è vista fino adesso e forse sta avvenendo, perché è un quartiere anche con un'alta densità di negozi e attività economiche etniche, che a differenza di altri quartieri non vendono oggettistica come quelli nei pressi della stazione, oggettistica, ma sono anche macellerie halal, negozi che affittano cassette di Bollywood, e quindi significa servizi per la residenza. Sicuramente il trend è questo da parecchio tempo e al momento non c'è nessun segnale di inversione di tendenza. È ovvio che quello che penso, ma la valutazione è, al momento ancora pensiamo a queste trasformazioni come un problema. Se pensiamo a noi come turisti, vediamo che andiamo all'estero nei quartieri dove c'è la presenza etnica. Chinatown, quello che è rimasto, è su tutte le guide turistiche. Cioè, proprio per questa eterogeneità della popolazione, perché anche soltanto il fatto che vediamo una vetrina con l'enne per le donne nere è una meraviglia. O per fare i treccine. Cioè, voglio dire, è un elemento di varietà che non fa che bene a una città che culturalmente io la reputo abbastanza monotona o piatta. Valorizzare questa presenza, cioè guardare all'immigrazione come una possibilità di rigenerare il quartiere, come da altre parti succede. Quindi forse dobbiamo superare questo tipo di scoglio, guardare in positivo ciò che adesso è considerato come segno di una crisi del quartiere, che è anche vero. Allora, io volevo chiudere adesso con lo streaming, per ora, visto che ci avviciniamo per ora alla fine di questa mattinata. E riprenderemo oggi pomeriggio con il laboratorio al basso. Chiudere? Sei fuori? Ok.